mai mi sarei aspettato di fare un video del genere. Un saluto esploratori, ma soprattutto esploratrici. Come al solito, bentornati su No Man's Sky. Non so che titolo darò a questo video, però, insomma, è l'ultimo che farò, diciamo, come regolare, secondo la serie che avevo intenzione di portare, perché andiamo velocemente direttamente al dunque. Non avevo onestamente le aspettative che avevano tutti, diciamo, la maggior parte delle persone, caricati dall'hype di un marketing di Sony molto molto prepotente, e nonostante le promesse non mantenute, promesse che poi dopo, andando a ricercare, non si capisce se erano effettivamente delle promesse che dovevano esserci o semplicemente delle possibilità, e quindi non si capisce neanche se la colpa di Hello Games, di Sony, eccetera eccetera, dell'hype dei giocatori. Insomma, sembra che tutto il tormentone che si è scatenato intorno a No Man's Sky nelle settimane successive all'uscita sia da attribuire bene o male un po' in parti uguali a queste tre entità. Io non avevo grosse aspettative, un po' perché conoscendo il sistema procedurale nei videogiochi e le limitazioni, per assurdo, che un sistema procedurale ha, non avevo grosse aspettative caricate appunto dall'hype del marketing, però mi aspettavo lo stesso qualcosina di più rispetto ad adesso, per quanto riguarda perlomeno i contenuti. Allora, è un grande universo, lo sappiamo, miliardi di pianeti, stelle, grande possibilità di crafting e di raccolta di risorse. Lo possiamo, sì, anche se non mi piace troppo come paragone, paragonare a quello che è Minecraft. Mina, raccogli risorse, costruisci equipaggiamento, però in questo caso qui, mentre su Minecraft c'è tutta una un impatto molto più importante a livello di, per esempio, creazione di case, basi, eccetera eccetera, cose che si può fare di quel genere. Quindi in sostanza qual è la differenza? La differenza è che su No Man's Sky non si ha la sensazione di lasciare il proprio segno. È una esplorazione a tutti gli effetti, senza nessun tipo di interazione, diciamo, con quella che è magari la storia. E qui è dovuto anche a tutte le mancanze. Pare che ci sarebbero dovute essere le costruzioni di base, di stazioni, sarebbero dovute esserci anche un impatto sulle fazioni, sugli alieni del pianeta, ma di fatto questo non c'è, abbiamo visto. Ci sarebbe dovuto essere anche un sistema di interazione casuale con altri giocatori, quindi un mondo connesso, un universo connesso, nel caso in cui uno casualmente andasse ad incontrare un altro giocatore avrebbe potuto giocarci insieme, ma abbiamo visto che anche questa cosa non è avvenuta. Alcuni giocatori hanno provato a incontrarsi, eccetera eccetera, ma è stato visto e ampiamente documentato il fatto che non ci si possa vedere in nessun modo, non si possa comunque giocare insieme. Quindi è un titolo che il potenziale ce l'aveva, potrebbe avercelo. Quindi non sono drastico sul titolo, sono deluso in parte, però spero che Sony e Hello Games diano il supporto necessario a questo gioco per poterlo far arrivare a un livello successivo a quello che appunto è in questo momento, anche perché crea un precedente veramente brutto su quello che è un team indipendente come quello di Hello Games e quello che è stato fatto tra un team indipendente e una casa importante come Sony, perché di fatto ad ora diciamo che la figura non è proprio una bella figura quella che è stata fatta. Allora partiamo io da quelle due o tre cose che volevo dirvi. La fisica del gioco la conosciamo, non c'è un sistema simulativo diciamo che abbia un minimo di base scientifica, non esiste assolutamente, non c'è gravità praticamente sui pianeti. E questa è una cosa che io subisco la gravità, vedi che devo saltare, ma quasi tutto il resto non si capisce perché
praticamente non ha nessun tipo di... Vedete, ci sono sassi in aria, vabbè, potrebbe esserci qualcosa di magnetico che li trattiene a mezz'aria, vabbè, vedete qua, io mino il mio eridio, il pezzo questo qua rimane sospeso nell'aria, bloccato, non si riesce a trovare una giustificazione, diciamo, che non sia da attribuirsi semplicemente al fatto che non ci sono le risorse necessarie per poter far funzionare i pianeti in una maniera fisica quasi realistica, diciamo. Vabbè, e ci può anche stare. Il fatto è che è così su tutti i pianeti, nel senso che questo accomuna veramente tutti quanti i pianeti, questa caratteristica qua, quindi non c'è proprio nessun tipo di differenziazione minima. Adesso qua carichiamo i nostri propulsori di lancio, quindi il tutto si limita semplicemente a un esplora, raccogli le risorse per poterti librare in aria, vai nello spazio, c'è interferenza atmosferica, ok, è carino il fatto di poter dell'atterraggio nei vari pianeti, è simpatica come cosa, motore impulso, vai, e poi cosa devi fare? Vai in giro per i pianeti, cerca le risorse per poter caricare il motore impulso e passare al sistema stellare successivo, avvicinandoti così al centro dell'universo. In più, nello spazio ci troviamo questi asteroidi che proprio non ha nessun senso, non hanno senso di esistere in questa maniera qua, cioè proprio non c'è un motivo scientifico plausibile per cui noi potessimo trovare a caso questi asteroidi così. In più tutti i pianeti vicini, pianeti senza una differenziazione polare, nord-sud, polo nord, polo sud, con una differenziazione anche climatica, nessuna differenziazione importante geologica dei pianeti, non ci sono per esempio canyon, cose di questo genere, montagne alte, bene o male tutto l'intero pianeta è livellato su un unico piano, è tutto uguale e tutti i pianeti sono uguali da questo punto di vista qua, quindi qual è il grosso problema secondo me di No Man's Sky? A parte l'accuratezza scientifica che magari può essere ricercata da chi è appassionato di esplorazione spaziale, e questa non c'è ovviamente, ma probabilmente non bisognava neanche aspettarsela più di tanto, e ci sta, diciamo che ha delle proprie leggi, così anche questo spazio così tutto rosa, pieno di colori, rosa, giallo, fucsia, non si capisce perché, vabbè, debba essere fatto in questa maniera qua. Quindi una volta trovato un buon multitool, una volta maxata l'exo tuta con le 48 slot, e una volta trovata una nave con un quantitativo di slot sufficiente, non è questo il mio caso, infatti per ora ci sto giocando solo per questo, diciamo che lo scopo finisce qui e non siete più tanto incentivati a continuare a giocare, se no appunto arrivare al centro dell'universo, ma è un'attività veramente abbastanza noiosa, perché è tutto uguale, salti un sistema, trovi l'anomalia, parli con l'alieno, ti fai dire la strada per un buco nero, passa attraverso il buco nero e ti ci avvicini di più, visiti i pianeti per alimentare le tue i motori e le risorse per poter fare il prossimo salto e così via, speri di trovare delle navicelle più belle, più grandi, guadagni risorse, guadagni soldi e via. Non si ha il senso di esplorazione, non si ha il senso di crescita, diciamo, del proprio personaggio, non si ha un senso di interazione con nulla praticamente, e quindi questo fa un po' veramente tristezza, fa un po' mancare quella che poteva essere la caratteristica più importante del gioco. Adesso andiamo anche nella nostra bella stazione spaziale. Le stazioni spaziali sono internamente tutte uguali, esternamente si distinguono per 4-5 versioni. È un po' un peccato. Io vi sto facendo questo video dopo molte ore di gioco rispetto ai gameplay che avete visto sul canale, ma penso che sia anche evidente, e quindi questo è l'ultimo video che faccio, diciamo, con regolarità. Se ci saranno novità, ampliamenti portati appunto da Hello Games e Sony,
sarò qui assolutamente ad avvisare quei pochi alla fine che hanno seguito questa serie su No Man's Sky, però appunto mi sembrava corretto farvi sapere perché non avrei portato più video con regolarità numerata almeno su No Man's Sky. Io continuerò a giocarci per quanto poco nei ritagli di tempo, compatibilmente anche con l'arrivo adesso del DLC di Destiny, che sicuramente mi porterà via buona parte del tempo anche sul e dei contenuti sul canale. E qualora dovessi trovare delle, se dovessi trovare delle, dei pianeti o dei sistemi stellari o delle cose che sono tanto differenti rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, ci farò sicuramente un video. E per ora rimane così, rimane un po' una mezza delusione, più che una delusione è un po' una tristezza, diciamo, videoludicamente parlando. Anche le battaglie spaziali, che potevano essere magari un punto di vista interessante, non sono mai delle vere battaglie spaziali, si limitano semplicemente a alcune navi che vi vengono ad attaccare e senza grosse difficoltà riuscirete ad abbatterle e la cosa finirà lì, prenderete le loro risorse e ciao. Quello sicuramente che è stato mostrato nei trailer non c'è, non c'è, non è la prima volta che accade nel mondo dei videogiochi, quindi è inutile lamentarsi più di tanto, è così. Ragazzi, chi aveva grosse aspettative avrebbe dovuto aspettare effettivamente che il gioco uscisse da un po'. Sarebbe stato un bel gioco indipendente, parzialmente indipendente, supportato da Sony, va bene, a un costo molto molto inferiore, 30 euro e via, e nessuno avrebbe avuto nulla da ridire, magari poi con implementazione a costo di DLC, pagandoli con, nel caso in cui uno volesse cose in più, maggiori, eccetera eccetera. Speriamo che arrivino queste novità. Me lo auguro, speriamo che Sony dia questo supporto, che Low Games abbia le risorse e basta. Io direi che bene o male ci siamo detti tutto. Se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se avete anche voi un punto di vista. Per ora ci salutiamo qua, cari esploratori e soprattutto care esploratrici, tante care cose e buone esplorazioni se continuerete a giocarci. Chissà che magari un giorno non potremmo anche incontrarci in giro per questo enorme e vastissimo universo, una grande scatola che però, ahimè, è piuttosto per ora vuota. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!